Buonasera a tutte e tutti. Oggi diamo il via a questo ciclo di incontri, di approfondimento e riflessione sul tema del gioco d'azzardo patologico dal titolo Scommettiamo che fa male. Innanzitutto voglio ringraziare i promotori che insieme a me hanno pensato e realizzato questo progetto, l'assessorato alla sanità del Comune di Bologna, lo staff dell'area welfare e benessere della comunità del Comune di Bologna, l'ASL e l'associazione Avviso Pubblico che oramai da anni supporta il nostro comune nella promozione di incontri di sensibilizzazione sui temi della legalità. Stasera, appunto, come prima serata, abbiamo pensato di affrontare il tema partendo dal principio, ripercorrendo quelle che sono le tappe fatte da questo settore fino ad arrivare ai motivi per cui oggi parliamo di ludopatia. E ne parleremo con il nostro primo ospite della rassegna, Claudio Forleo, giornalista responsabile dell'Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico e coautore di Lose for Life, Come salvare un paese in overdose dal gioco d'azzardo, scritto insieme a Giulia Migneco, un libro che abbiamo presentato qualche mese fa proprio qui a Bologna all'interno di un altro percorso di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del gioco d'azzardo patologico. Inizio subito col chiedere a Claudio Forleo di farci una panoramica sui dati nazionali, con particolare attenzione ai numeri e alle cifre delle giocate pro capite e sulle diverse tipologie di giochi presenti sul nostro territorio nazionale. Quindi, quali sono quelli in cui gli italiani spendono di più e, se possibile, alla luce dei dati, fare anche un confronto con gli altri paesi europei. Grazie. Grazie, grazie a te Giulia, buonasera a tutti, grazie dell'invito per questo importante percorso formativo. I dati sono essenziali perché ci permettono subito di inquadrare il fenomeno sui territori e poi ci consentono a cascata poi di spiegare un pochettino come fenomeno, come funziona tutto il settore del gioco d'azzardo. Settore del gioco d'azzardo che ormai da qualche anno raccoglie in Italia giocate superiori ai 100 miliardi di euro annui. Per la precisione, nel 2019 sono stati 110 miliardi la raccolta, così si definisce il totale delle giocate registrate nel singolo anno nel comparto legale. Una cifra enorme, per intenderci, se la paragoniamo alla spesa del Servizio Sanitario Nazionale lo scorso anno, che era di 118 miliardi, siamo praticamente sulla stessa cifra. E questo dato ci dà un po' il senso di quello che nel libro che hai citato, Lose for Life, definiamo un overdose d'azzardo che ha inondato il nostro paese. La raccolta è il totale delle giocate, ma quanto lasciano gli italiani come spesa, quindi come perdite di azzardo ogni anno? Sono circa 20 miliardi. Quindi, le giocate, sottraendo le vincite, restano questi 20 miliardi che rappresentano le perdite dei giocatori nel settore dell'azzardo, ripeto, ogni anno, e rappresentano anche il ricavo lordo della filiera. Dopodiché, su questi 20 miliardi che vengono raccolti da tutta la filiera dell'azzardo, concessionari, distributori, gestori, esercenti, eccetera, su ciascuna tipologia di gioco lo Stato applica un diverso tipo di tassazione. La tassazione media complessiva di circa il 55-60% di questa spesa, per cui quei 20 miliardi se ne vanno 11 miliardi e rotti allo Stato, il resto resta suddiviso tra la cosiddetta filiera del gioco d'azzardo. Se quei 110 miliardi fanno impressione a dirli e ripeterli, un dato che secondo me è ancora più eclatante è andare a tarare il giocato sulle persone, sulla raccolta pro capite. Se noi suddividiamo il giocato, quindi quei 110 miliardi, per il numero dei maggiorenni residenti in Italia, stiamo parlando di una cifra complessiva di 2.000 euro, 2.200 euro a testa. Semplicemente dei maggiorenni perché solo maggiore età possono accedere al gioco d'azzardo, poi sappiamo purtroppo che c'è una quota importante di gioco minorile. Ma questo è un dato che non fotografa fino in fondo la realtà, perché? Perché non tutti giocano d'azzardo. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i giocatori d'azzardo in Italia, e per giocatori d'azzardo si intende chi nell'arco dei 12 mesi ha giocato almeno una volta d'azzardo, sono circa 18 milioni. Quindi dividendo quei 110 miliardi per 18 milioni di giocatori abbiamo un pro capite di 6.000 euro.
Ora, se qualcuno ci ascolta e magari ogni tanto magari acquista il Gratta e Vinci, fa la puntata alla scommessa e dice: ma sono cifre folli, io ovviamente non gioco 6.000 euro all'anno. Questo ragionamento è un modo per far percepire alle persone quanto una persona dipendente dal gioco d'azzardo può arrivare a spendere, può arrivare a giocare sul singolo anno. Stiamo parlando di decine di migliaia di euro, se non addirittura centinaia. Come avviso pubblico, all'inizio dell'anno, quando sono arrivati i nuovi dati sul gioco d'azzardo, abbiamo cercato di mappare un pochettino il territorio italiano e abbiamo preso questi dati, perché adesso la DM fornisce i dati sia per ciascun comune, sia ovviamente per tutte le province del paese, suddividendolo appunto per il dato dei residenti, maggiorenni residenti per ciascun territorio, dell'immagine che stiamo vedendo. Questo si riferisce a solo esclusivamente il giocato su rete fisica, quindi escluso il gioco online, perché la DM non fornisce una ripartizione locale del gioco online. E viene fuori questa graduatoria con le prime 5 posizioni che vedete, poi vedete in rosso tutte le province dell'Emilia Romagna, da Modena fino a Ferrara. Tutte quante le province dell'Emilia Romagna tendono a situarsi nella prima parte della classifica sul totale delle 107 province. Questo ci dice che in Emilia Romagna il giocato complessivo pro capite è piuttosto alto, tant'è che l'Emilia Romagna è al quarto posto dietro Abruzzo, Lombardia e Campania per giocato pro capite su rete fisica, ribadisco. Questi sono i dati. Quali sono questi giochi? Perché sono talmente tanti che bisogna fare un po' di ordine. Innanzitutto dobbiamo suddividere, fare due grandi categorie: il giocato su rete fisica, quindi parlo della sala scommesse, della sala bingo, della sala slot, delle ricevitorie, quindi nei bar, nei tabacchi dove si acquistano i Gratta e Vinci, eccetera eccetera, e dei 110 miliardi due terzi vengono da questa rete, che si chiama appunto rete fisica, circa 74 miliardi del complessivo, un terzo viene dal gioco online, 36 miliardi. Andando nello specifico, il gioco su rete fisica, possiamo vedere la prossima immagine, e vediamo che a farla da padrone sono i cosiddetti, qui nella definizione vengono detti apparecchi, che sarebbero gli apparecchi di intrattenimento, che sarebbero sostanzialmente le slot machine e le videolottery, quelle che in maniera colloquiale vengono definite macchinette, ma slot machine e videolottery non sono la stessa cosa. Innanzitutto la loro collocazione è diversa. Le slot machine le trovate un po' ovunque, sono nelle sale dedicate, le grandi sale con solo slot machine, ma sono anche nei bar, ma sono anche nei tabacchi. Mentre invece le videolottery, le VLT, sono solo nelle grandi sale dedicate o all'interno di sale poste all'interno di sale scommesse. Per esempio, quindi le VLT non sono nei bar e nei tabacchi. È diverso il loro funzionamento, è diverso anche il grado di azzardo di questi tipi di giochi. Ad esempio, nella slot si possono giocare solo monete, mentre nelle VLT possono essere inserite anche banconote e anche di grosso taglio. E promettono entrambi i giochi diversi gradi di vincita. Il jackpot del VLT è molto più alto. Perché sottolineo questo? Perché quei quasi 50 miliardi di raccolta degli apparecchi di intrattenimento si suddividono praticamente in maniera quasi equa tra slot machine e videolottery, ma la diffusione è molto diversa. In Italia ci sono 260.000 slot machine e appena, tra grosse virgolette, 60.000 VLT. Questo dà il senso di quanto sia particolare, il grado di azzardo delle VLT sia molto più alto, tanto da raccogliere giocate tanto quanto le slot, anche se le slot sono molte di più. Poi c'è tutta una serie di giochi come il bingo, che conosciamo tutti, i giochi numerici a totalizzatore, che sarebbero per intenderci il Super Enalotto o il Win for Life, le scommesse, giochi a base sportiva e giochi a base ippica, le lotterie, che si intende il secondo gioco per tipo di raccolta su rete fisica, sarebbero i famosi Gratta e Vinci, le lotterie istantanee, il lotto, un gioco che è sempre esistito, ma rispetto a prima della liberalizzazione del gioco, al grande boom dell'azzardo, il lotto esistevano le estrazioni settimanali o bisettimanali, adesso le estrazioni sono praticamente ogni ora. E poi ci sono le scommesse virtuali.
scommesse virtuali non sono le scommesse online, come uno potrebbe immaginare, ma sono le scommesse realizzate su eventi che non esistono, ovvero scommesse su eventi simulati al computer. Quindi la partita di calcio tra squadre che non esistono, che non viene giocata, ma sono partite simulate al computer, o la corsa di cammelli virtuale, o la corsa di cani virtuale. Sottolineo questo perché potrebbe sembrare una nicchia di gioco, ma da sola raccoglie praticamente quasi 2 miliardi di giocate, quanto ne può raccogliere il Superenalotto più il Win for Life, che sono giochi magari più conosciuti. Il gioco là si vede nella tabella sul gioco fisico, sul totale, che sostanzialmente negli ultimi anni la crescita del gioco fisico si è un po' arrestata, cioè non aumenta più. La crescita del giocato totale, quindi di quei 110 miliardi complessivi, influisce su questa crescita il gioco online, che possiamo vedere nell'immagine successiva, è quella che tende a crescere, sta crescendo sempre di più in questi anni, fino ad arrivare lo scorso anno a 36 miliardi di giocate, e è facile prevedere, anche causa Covid, che l'anno prossimo questa cifra sarà ulteriormente aumentata. Si può notare, oltre a determinate esistenze di giochi più specifici per l'online, quindi come i giochi di carte o il poker cash, che sempre di più esistono online giochi che ci sono anche su rete fisica, quindi ormai online si può fare qualsiasi cosa dal punto di vista dei giochi, si può giocare alla slot virtuale, si possono acquistare gratta e vinci, si possono grattare, e ci sono addirittura formati diversi che non esistono sul comparto fisico. È un mercato da questo punto di vista in decisa espansione. Questa è la mappatura, diciamo così, delle tipologie di gioco presenti oggi in Italia. Abbiamo visto i dati, abbiamo visto quanto numericamente è diffuso. Siamo soli da questo punto di vista in Europa, abbiamo subito, ci è preso il morbo del gioco d'azzardo. Si gioca d'azzardo in tutta Europa, naturalmente. Le slot esistono ovunque, i gatti e vinci esistono ovunque, le scommesse si fanno ovunque. Semplicemente sarà diverso il tipo di sia regolamentazione sia le scelte che sono state prese dal legislatore. Faccio un esempio: in Francia esistono le slot machine, ma in Francia sono un decimo di quelle presenti in Italia, e anche i locali che ospitano slot machine in Italia sono migliaia, ivi compresi bar e tabacchi. In Francia sono presenti solo nei mini casinò, quindi è stata fatta una scelta diversa rispetto al nostro paese. Nel rapporto della spesa, quindi delle perdite in gioco d'azzardo, come siamo messi rispetto al resto d'Europa? Noi siamo al primo posto da questo punto di vista. L'ufficio parlamentare di bilancio nel 2015, quando già la raccolta in Italia era esplosa, aveva superato i 90 miliardi, se non ricordo male, ha fatto questo confronto tra Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, mettendo in rapporto la spesa, quindi le perdite in gioco d'azzardo un singolo anno, con il prodotto interno lordo. Ma in questo rapporto eravamo nel 2015, adesso presumibilmente siamo anche saliti, allo 0,8%, superando tutti i principali paesi europei, doppiando in questo rapporto paesi come Spagna e Francia, che magari culturalmente sono un po' più affini a noi, ma superando anche, ad esempio, un paese come il Regno Unito, che è un po' il paese degli scommettitori per antonomasia. Quando ero ragazzino mi ricordavo, mi colpiva questa cosa del fatto che in Italia esisteva il totocalcio e cominciavano a uscire fuori le scommesse, ma in Inghilterra già da tempo si poteva scommettere non sulla singola evento, la singola partita, ma anche sulla prima ammonizione, sul primo calcio d'angolo, chi sarebbe stato. Quindi un paese che ha nella cultura la scommessa, il gioco d'azzardo, l'abbiamo già raggiunto e superato dal punto di vista dei dati proprio economici. Grazie Claudio per questo primo inquadramento che ovviamente ci pone tantissime riflessioni. Rispetto alla normativa nazionale che tu hai citato, un tema molto dibattuto in Italia quando si parla soprattutto di riordino del settore del gioco, come funziona e come è cambiato negli anni
il sistema delle concessioni, anche alla luce dei cambiamenti che tu hai Allora, appena in evidenziato. Italia c'è questo mercato enorme di gioco d'azzardo, ma non esiste una legge organica sul gioco d'azzardo, che è una grande contraddizione, ma è così, nel senso che il punto di riferimento in gioco d'azzardo sono le disposizioni del testo unico in materia di pubblica sicurezza, più volte aggiornate nel corso degli anni. Di volta in volta, ogni volta che si aggiungeva un gioco nuovo, cioè la regolamentazione del gioco distingue i giochi vietati da quelli consentiti. Per questi ultimi bisogna ottenere un'apposita concessione o autorizzazione dallo Stato, così come previsto anche dalla normativa comunitaria. In Italia il gioco pubblico è appannaggio dello Stato, tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modo particolare l'Agenzia dei Dogani e dei Monopoli, che può gestirlo direttamente o affidare tramite concessione la gestione a persone fisiche o giuridiche esterne, che sono sostanzialmente dei concessionari privati che operano in nome e per conto dello Stato sul territorio italiano. In genere sono multinazionali con la testa all'estero che hanno una regolare concessione, autorizzazione a operare sul nostro mercato. Esistono forme di giochi d'azzardo che prevedono la compresenza di molti concessionari, ad esempio slot e VLT. Esistono altri giochi invece che prevedono la presenza di un solo concessionario o concessionari limitati per il lotto e le lotterie. Quindi, in una ipotetica piramide delle competenze, abbiamo lo Stato con l'Agenzia dell'Economia e dei Monopoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i concessionari che sono i titolari di nulla osta, gestori. Tutte le piccole e medie imprese che fanno parte di questo grande settore dell'azzardo, gli esercenti che sarebbero i titolari della sala da gioco, i bar, i tabacchi, eccetera. E quante sono le concessioni in Italia? Lo possiamo vedere nella prossima immagine. Questa è proprio la tabella dell'ADM tratta dal Libro Blu, che sarebbe una pubblicazione che esce ogni anno e che fa il punto sui dati del gioco d'azzardo. Possiamo vedere che, ad esempio, giochi a bolle sportive ippiche, stiamo parlando di scommesse, ci sono numerosi concessionari, così come sono numerosi anche i concessionari del gioco online, anzi, stanno tendendo ad aumentare, ed è anche fisiologico visto l'aumento del mercato. Quando parliamo di apparecchi comma 6 e comma B, stiamo parlando di slot machine e videolottery, che sono le famose, una volta erano 10, venivano definite le 10 sorelle che gestivano questo mercato. Oggi sono 11, bingo di sala, che sono moltissime le concessioni, anche se hanno una raccolta molto più limitata, e poi i giochi di un immediato totalizzatore che ha un unico concessionario, lotto lotterie che abbiamo visto prima raccolgono circa 17-18 mila di giocate, che sono appannaggio di due concessionari. Questo è in breve sostanzialmente il sistema di come funziona in pillole proprio. Grazie Claudio, insomma, dai numeri che ci hai dato c'è stata una notevole, diciamo così, discesa di queste, riduzione di queste concessioni. E, se vogliamo inquadrare questo, tutto ciò che hai detto finora all'interno di un discorso che però parte da lontano, facendo un passo indietro nel tempo, cioè al momento in cui lo Stato ha deciso di liberalizzare il gioco d'azzardo. Questo è il tema più caldo, no? Quando si parla di questo fenomeno, ci si interroga del perché lo Stato ha fatto questa scelta. Ti chiedo cosa ha prodotto questa liberalizzazione, quali sono stati i motivi che hanno portato a questa scelta, ma soprattutto gli effetti della successiva espansione del comparto dal punto di vista socio-sanitario, ma anche economico e criminale, che in qualche modo sono due piani che a volte si incrociano, purtroppo. Guarda, questa liberalizzazione è stata inizialmente graduale, poi ha avuto un picco, un'accelerazione circa 10 anni fa. Bisogna risalire a circa 30 anni fa per andare a riprendere un attimo le motivazioni per cui si è iniziata questa grande liberalizzazione del settore del gioco d'azzardo. Noi ricordiamo il 1992, giustamente,
per le stragi di mafia. Ricordiamo al 92 abbiamo stampato in mente i nomi di Capace e di Vida Amelio, ricordiamo anche il 93 per le bombe mafiose sul via di Gergofili a Firenze, a via Palestro a Milano, le bombe alle basiliche di Roma. E ricordiamo anche il 92-93 come gli anni di Tangentopoli. Quello che tendiamo a dimenticare nella ricostruzione storica di quegli anni estremamente complessi, ma fondamentali anche per capire l'attualità e la realtà, è che Tangentopoli non solo ha lasciato dietro di sé le macerie della Prima Repubblica, eccetera, eccetera, ma ha lasciato anche un conto, ha lasciato il conto della corruzione, abbiamo cominciato subito dopo Tangentopoli a dover fare i conti con qualcosa che anche oggi è molto ben presente, il nostro debito pubblico. Non sempre si ricorda il fatto che nel 92-93 l'Italia viene sbattuta fuori dal sistema monetario europeo, il fatto che nel 93 il governo Amato, per cominciare a far quadrare i conti, fa il prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani per avere denaro proprio, per rimpinguare le casse dello Stato. Quindi lo Stato comincia a guardare e cercare di trovare nuovi settori da cui attingere. In quel periodo storico il gioco è molto, in Italia è molto relativo. Abbiamo il totocalcio, abbiamo le scommesse ippiche, il totip, abbiamo il lotto, ma come dicevo prima era molto limitato anche con il numero di estrazioni, e abbiamo i 5 casinò sparsi sul territorio nazionale. Siamo in una situazione in cui chi vuole giocare d'azzardo, deve andarselo a cercare il gioco. Se pensiamo adesso, il rapporto è completamente rovesciato, è un po' il gioco che ti segue in ogni situazione, anche semplicemente accendendo il telefonino. C'è anche un'altra motivazione. Si vede questa possibilità di regolamentare un settore, liberalizzarlo e metterlo a frutto con il gettito erariale, inevitabilmente, e c'è anche una seconda motivazione. Perché? Perché il gioco d'azzardo legale era quello che ho appena descritto. Poi c'è un enorme settore, che è il gioco d'azzardo clandestino, che è in mano alle organizzazioni criminali, per lo più di stampo mafioso. Quindi scommesse clandestine, eccetera, eccetera, raccolte, bische. L'idea è: tolgo questo settore in mano alle mafie, lo legalizzo, lo metto a regime, lo metto a profitto e prendo due piccioni con una fava, sostanzialmente. In realtà, purtroppo, come vedremo in piccola parte oggi e poi svilupperemo nel corso del percorso di queste 5 giornate, non ha proprio funzionato così dal punto di vista della limitazione del potere mafioso. Quindi pian pianino vengono introdotte sempre più forme di gioco nuove nel nostro paese. Nel 97 debutta il Superenalotto, diventa il Superenalotto nel giro di pochi mesi il gioco degli italiani. Io ricordo che al tempo frequentavo il liceo e ricordo queste edizioni serali del TG che aprivano ricordando che alle 20:25 ci sarebbe stato l'estrazione dei 6 numeri fortunati col jackpot che avrebbe garantito X denaro. È il primo grande gioco di massa da questo punto di vista, e che a pensarlo adesso fa quasi sorridere, visto insomma i dati molto molto ristretti del Superenalotto, ma al tempo fu un fenomeno anche di costume. Nel 99 vengono introdotte in Italia le sale bingo, altro passaggio. Un primo step importante è con la legge finanziaria 289 del 2002, che apre le porte ai pubblici esercizi a quelle che al tempo venivano denominate videogiochi a gettone, sarebbero le attuali slot machine. Nel 2004 la raccolta, il giocato al tempo, era 25 miliardi di euro annui. Già una cifra importante sicuramente, ma 15 anni fa non aveva niente a che fare col dato che abbiamo raggiunto oggi. E questa era, diciamo così, la parte graduale dell'aumento del gioco. Che cosa accade dopo? Accadono fondamentalmente 3 cose. Nel 2006 il mercato italiano apre le porte agli operatori stranieri attraverso il decreto legge numero 248 di quell'anno. Operatori stranieri che sono
abituati, ecco, a sfruttare il gioco d'azzardo, perché lo fanno in altri paesi, quindi arriva nel settore del mercato italiano un professionismo da questo punto di vista. Secondo aspetto, 2008, crisi, il crack dei grandi istituti bancari, la crisi finanziaria che diventa immediatamente crisi economica. Questa crisi economica si riversa inevitabilmente nell'economia reale, ma anche sui conti dello Stato, e accadono due cose, due provvedimenti che introducono due giochi che oggi conosciamo molto bene, o che liberalizzano completamente due giochi che conosciamo molto bene. Nel 2009 si vara il decreto Abruzzo, che avrebbe dovuto finanziare la ricostruzione dell'Aquila e di tutti i paesi dell'Abruzzo distrutti dal sisma dell'aprile di quell'anno. Parte di questo decreto, parte di questa ricostruzione, doveva essere finanziata da cosa? Dall'introduzione delle videolotterie. Oggi le videolotterie sono il gioco su rete fisica che raccoglie più denaro in assoluto. Passano due anni, il 2011, è la crisi, è l'estate della crisi dello spread, noi cominciamo a conoscere questa strana parola che prima da allora non ci aveva detto niente, lettere della Banca Centrale Europea, la crisi, eccetera. Il governo di allora emana in fretta e furia un decreto che venne definito decreto di Ferragosto, in cui si liberalizza definitivamente, già al tempo si poteva giocare online, ma liberalizza completamente il mercato del gioco online, che oggi sappiamo essere un mercato che raccoglie un terzo del totale e tende a crescere. E che cosa succede? E lo possiamo vedere nella prossima immagine. La raccolta schizza, cioè 2004 25 miliardi, 2006 entrano gli operatori stranieri nel mercato italiano, c'è una netta impennata della raccolta, ma sono gli anni del 2008-2012 a far registrare un boom totale, se parliamo di un aumento di 40 miliardi, un raddoppio nel giro di 4 anni. Perché tutte queste cose assieme, l'introduzione di giochi, un aumento enorme di offerta, che si va a installare in una situazione sociale abbastanza precaria. Perché? Perché la crisi economica si riversa sulle persone, la perdita di posti di lavoro, la penuria di denaro. In genere, o meglio, le regole economiche dicono che è la domanda che fa l'offerta. Qui è l'offerta che tende un attimino a stimolare la domanda, anche perché il gioco d'azzardo da molte fasce della popolazione viene visto anche come un tentativo per cambiare la propria esistenza. Punto sul gratta e vinci, chissà mi va bene, magari sbarco e magari trovo quello giusto e mi sistemo per la vita, gratto, faccio win for life e prendo il vitalizio, eccetera eccetera. Tutte queste cose un attimino messe insieme provocano questa esplosione di quella che potremmo definire la bolla dell'azzardo. Ed è questo il vero momento critico, una delle grandi colpe da questo punto di vista dello Stato nella gestione del gioco d'azzardo. Non aver pensato che cosa succede se in un momento di crisi economica, in un momento in cui le persone soffrono, io inondo il territorio, tutti i territori, di un'enorme offerta di gioco d'azzardo senza fare l'altro step, spiegare i rischi e i pericoli di eventuali dipendenza da gioco, insomma, i rischi e i pericoli del gioco d'azzardo correlati al gioco d'azzardo. E quindi quali sono le ricadute? Che cosa succede? Succede che sostanzialmente non è che nasce la dipendenza da gioco d'azzardo, perché il DGA è un disturbo che è riconosciuto come patologia dal 1980, non è che le persone purtroppo dipendenti dal gioco d'azzardo non esistevano prima di questa liberalizzazione. Sicuramente c'è un'esplosione da questo punto di vista, lo dicono anche, insomma, tutte le relazioni, gli indicatori, eccetera. Sappiamo che due anni fa l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto la prima indagine epidemiologica su questo e secondo questi dati in Italia ci sarebbero 1,5 milioni di giocatori problematici. Problematici significa che sono giocatori
che faticano a gestire il tempo da dedicare al gioco, a controllare quanto spendono e alterano i comportamenti familiari e sociali. Accanto a questo, un altro dato della ricerca molto preoccupante è il fatto che circa 700.000 minorenni hanno accesso al gioco legale e che il 10% di questi presenterebbe profili problematici. Non solo, sappiamo che le categorie più a rischio da questo punto di vista sono giovani e sono anziani, e circa 3 milioni di over 65 e di oltre 60 anni giocano regolarmente, il 2% dei quali presenta questi profili problematici. Sempre all'interno di questa ricerca, che cito perché è interessante, anche perché è andata a provare a far emergere quelle che possono le motivazioni dietro il gioco, è molto interessante il fatto sulla ricerca delle motivazioni che spingono inizialmente a giocare. Questa ricerca ha suddiviso le tipologie di giocatori in quattro fasce: il problematico, il giocatore problematico, a rischio moderato, i giocatori sociali, che non hanno sviluppato alcun tipo di problema da questo punto di vista. In tutte le quattro fasce, curiosità e divertimento sarebbero le prime due motivazioni dietro l'iniziazione al gioco, ma tra i giocatori problematici un quarto di questi afferma di aver iniziato perché convinto che al gioco si potesse vincere facilmente. Cito questo dato perché viaggia a coppia con un'altra ricerca, questa volta del CNR fatta 2 anni fa, sui giovani. Da questa ricerca emerge che la metà dei giocatori tra i 15 e i 19 anni è convinto che sia possibile diventare ricchi e si è bravi al gioco, che è una convinzione devastante da questo punto di vista, perché ovviamente sappiamo bene, azzardo non significa abilità, sono due concetti che vanno a cozzare l'uno con l'altro, delle due l'una. Se c'è questa convinzione, questo ci dice A, che è mancata assolutissimamente quello che si diceva prima, il secondo pezzo, cioè liberalizzo, aumento l'offerta di gioco, non mi curo di A, ripercussioni, B, se c'è preparazione a recepire questa grande offerta di gioco e a capirne i rischi. E B, perché la categoria più a rischio, appunto, sono i giovani. Attraverso questa ricerca emerge questa convinzione che è estremamente, estremamente grave. Come si diceva anche ieri, il fenomeno della dipendenza è comunque un fenomeno sommerso, perché di fronte ai dati che citavo prima, ma potrei citare anche i dati del Dipartimento Politica Antidroga, che per anni, nelle sue relazioni annuali, trattando un piccolo pezzo il fenomeno del gioco d'azzardo, stimava un numero di giocatori patologici che andavano da un minimo di 300.000 fino a un massimo di 1.300.000, quando sappiamo che ad oggi le persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze in tutta Italia sono 30-40.000. Quindi fenomeno assolutissimamente sommerso che fa fatica ad emergere, anche perché molto probabilmente, accanto a questa mancata informazione e consapevolezza sul fenomeno, si ripercuote anche sulla percezione della dipendenza dal gioco d'azzardo come reale patologia. Troppo spesso, adesso fortunatamente questa cosa si sta superando, ma troppo spesso il gioco d'azzardo veniva visto semplicemente come vizio, o comunque come una dipendenza da serie B rispetto alla tossicodipendenza, rispetto ai problemi con l'alcol. E questo potrebbe aver fatto molto danni da questo punto di vista sulla percezione del pericolo, ecco, di fronte al gioco. Questo è il primo aspetto problematico. Poi c'è il secondo aspetto. Si diceva prima, la legalizzazione, nelle intenzioni del legislatore, vuole togliere un comparto economico illegale fino a quel momento delle mafie, per farlo diventare legale, per farlo diventare sicuro e togliere questo introito. In realtà ad oggi non è così. Perché? Perché il pezzo legale, il mercato illegale è rimasto, corre parallelo a quello legale, e non solo, le mafie in un mercato così grande, gigantesco, riescono a infiltrarsi per riciclare denaro,
soprattutto per ricevere denaro e per ottenere nuovi introiti. L'anno scorso il procuratore nazionale antimafia Ferio Cacero de Rao ha definito il gioco d'azzardo in questo momento il secondo business per le organizzazioni criminali più remunerativo subito dopo il traffico di stupefacenti. Perché questo? Questo ce lo spiega un altro pezzo delle istituzioni, ossia la Commissione parlamentare antimafia della precedente legislatura, che ha fatto una importante relazione proprio sulle infiltrazioni mafiose nel gioco illecito e nel gioco lecito. Il settore del gioco è particolarmente appetibile perché? Perché è ad elevato profitto, girano tantissimi soldi ed è facile riciclare, ma è a basso rischio, cioè, ovvero l'accertamento giudiziario dei reati è complesso e le sanzioni amministrative, ma anche quelle penali dei reati collegati allo sfruttamento del gioco d'azzardo sono piuttosto basse. Quindi non è difficile trovare, a distanza di pochi anni, i stessi nomi coinvolti in inchieste sul business azzardo mafia. Non è assolutamente difficile da questo punto di vista. Perché? Perché si delinque, perché si ottengono profitti, magari poi si viene scoperti, si sconta una pena minima, si esce e si ricomincia. Per questo la stessa relazione della Commissione parlamentare antimafia sottolineava dalle varie proposte di aumentare da questo punto di vista le pene per questi reati, diciamo così, spia, ecco, da questo punto di vista sul gioco d'azzardo, perché difficilmente si viene condannati per associazione mafiosa in un'inchiesta sul gioco d'azzardo, si viene condannati per reati tra grossi virgolette minori come truffa e altro, e quindi si finisce poco dentro e si torna poi di nuovo a delinquere. E chiudo su questo pezzo, anche perché poi ci torneremo settimana prossima in maniera più approfondita. E in che modo come si fanno affari sul gioco d'azzardo? Dicevo prima il riciclaggio. Si utilizza un prestanome o persone di fiducia nella società a cui intestare magari sale da gioco, sale scommesse, eccetera. C'è il tema dell'usura, strettissimamente legata al gioco d'azzardo, perché le persone poi chiedono prestiti a strozzo per garantirsi la dose di gioco d'azzardo. C'è il tema dell'alterazione delle slot machine, perché le slot machine funzionano al loro interno con una scheda di gioco, quindi che è fisicamente raggiungibile. Quindi se io riesco a inserire all'interno un meccanismo che la scollega dall'agenzia dei monopoli, anche semplicemente per poche ore al giorno, io quegli introiti li posso ottenere in nero. Non solo, le mafie poi sono particolarmente brave a distribuire le proprie slot completamente illegali, magari in esercizi commerciali che gestiscono loro, in esercizi commerciali a cui impongono di far giocare con le loro slot. Oppure ancora il tema delle scommesse su manifestazioni sportive truccate, il cosiddetto match fixing. Sono tantissimi gli affari e sono tantissimi gli introiti che il gioco, che le organizzazioni criminali riescono a ottenere dalle mafie. Quindi questo enorme sistema del mercato d'azzardo che garantisce allo Stato i famosi 11 miliardi, poi alla fine sul petto della bilancia, se togliamo i costi sociali, togliamo i costi sanitari, togliamo tutto quello che guadagnano le mafie da questo settore, tanto sul mercato illegale, tanto nelle infiltrazioni nel mercato legale, quindi con la capacità di riciclare denaro, ecco, il gioco non vale proprio la candela. Grazie, grazie mille Claudio. Anche rispetto a questa risposta sono tanti gli aspetti e i dati che ci colpiscono, appunto. Parlavi della crisi del 2008, nel momento in cui tra il 2008 e il 2012 c'è stato questo boom dell'azzardo, e come, nonostante, faccio un po' una riflessione dal punto di vista sociale, come anche in tempi di crisi le persone tentino la fortuna, come insomma stiamo vivendo questo periodo di grande crisi economica dovuta alla diffusione della pandemia,
Qui siamo stati avvantaggiati per il fatto che molte, insomma, la diffusione l'accesso ai punti fisici del gioco sono stati chiusi, però appunto l'ultima riflessione che faremo alla fine di questo incontro è proprio sul tema anche del rapporto tra questo Covid e il gioco online. Un'altra riflessione molto importante che tu hai fatto è quella sui giovani, cioè la convinzione che hanno di diventare ricchi se abili al gioco. Su questo porto un po' una. Vorrei condividere con chi ci sta ascoltando l'esperienza che noi stiamo portando avanti come Comune di Bologna, di cui parlavamo anche ieri. In questi anni, grazie al lavoro che hanno svolto alcune cooperative sul nostro territorio, all'interno delle scuole, siamo riusciti a sviluppare un sistema di formazione molto intenso e molto capillare con i giovani delle scuole medie e superiori. Quest'anno abbiamo sentito l'esigenza di allargare diciamo così, di estendere questo tema anche ai bimbi più piccoli. Perché? Perché l'esplosione della tecnologia a cui ci siamo comunque dovuti tutti abituare in questo periodo così particolare, ma l'utilizzo sempre più precoce anche degli smartphone da parte dei giovanissimi ci ha fatto, come dire, squillare un campanello d'allarme, ovvero abbiamo ritenuto opportuno portare questo tema anche all'interno delle scuole, anche all'interno delle scuole elementari, scusate, anche all'interno delle scuole elementari per riuscire a intercettare in maniera preventiva, i giovanissimi che appunto si approcciano al mondo della tecnologia e che potrebbero essere potenzialmente fruitori di questi giochi online. Poi, come dicevi tu, appunto, questo è un tema che svilupperemo in una delle prossime giornate, è quello del business delle mafie all'interno di questo settore. Hai citato appunto il tema dell'usura, noi in questo periodo, come comune, ci stiamo adoperando per la stipula di un protocollo d'intesa per la prevenzione del fenomeno dell'usura anche nell'ottica, anche tenendo dentro quello che è il tema del rischio usura legato al gioco d'azzardo. E credo che le implicazioni di questo fenomeno siano veramente tante. Siamo chiamati come amministratori, a doverlo combattere questa ludopatia su tantissimi fronti, e questa è un po' una sfida che noi ci siamo posti in questi anni, che stiamo cercando di portare avanti con diversi interventi. È proprio su questo che ti faccio proseguire nella tua riflessione. Alla luce quindi dei dati che ci hai fornito e del quadro relativo a quelle che sono state appunto le conseguenze sociali, che sono tuttora sanitarie ed economiche prodotte dal mondo dell'azzardo, si apre appunto una riflessione che a me sta molto a cuore, ovvero è evidente che a un certo punto ci si è resi conto che a questa liberalizzazione era necessario porre un freno per i motivi che dicevi tu, appunto perché si è aperto questo mercato, ma non si è spiegato forse sufficientemente come approcciarsi al mercato stesso, senza ovviamente, come diciamo sempre, criminalizzare il mercato del gioco d'azzardo legale. Quindi porre un freno a questo settore, poiché, come testimoniano anche gli incontri che noi andremo a realizzare all'interno di questa rassegna, ci siamo trovati di fronte a un paese, i dati, scusate il gioco di parole, in overdose da gioco d'azzardo. Quindi, alla luce di questa situazione, che ruolo hanno assunto e che peso hanno avuto post liberalizzazione lo Stato, le regioni, gli enti locali nelle loro varie declinazioni? Qual è stato e qual è tuttora il loro ruolo fondamentale nel contrasto alla ludopatia? Ma gli enti locali, le amministrazioni locali, le regioni hanno dovuto svolgere un po' un ruolo di supplenza rispetto allo Stato, mancando quel pezzo che si diceva di informazione, di calcolo del rischio e delle conseguenze. Fondamentalmente perché gli amministratori locali hanno il polso della situazione sui territori, sono i primi a cui inevitabilmente una situazione di disagio che sono cominciate ad emergere, quindi
persone tra virgolette insospettabili, perché magari abbiamo la convinzione che il giocatore d'azzardo abbia un profilo specifico, di per sé no, nel senso che purtroppo può colpire chiunque il gioco. Nello scrivere il libro abbiamo avuto la possibilità di parlare con persone che hanno vissuto o stavano vivendo, stavano attraversando quel tunnel e non ti raccontavano profili, diciamo così, stereotipati, ti raccontavano di profili assolutamente, tra virgolette, normali, che attraversavano a un certo punto un momento difficile della loro vita, per qualsiasi motivo personale, di lavoro, eccetera, e molti di questi rispondevano, sto parafrasando, ma il succo è questo, potevo incontrare l'alcol, potevo incontrare magari un'altra dipendenza, potevo incontrare, ho incontrato l'azzardo, anche perché poi questo tipo di gioco, questi nuovi giochi, perché i giochi sono cambiati rispetto a 20 anni fa anche nella velocità di fruizione, e lo vediamo anche quando osserviamo delle persone particolarmente rapite dalla slot machine all'interno di un bar, sono persone che si estraniano. È paradossale dirlo, ma questo non lo dico io, ma lo spiegano molto bene gli psicologi, si gioca talvolta non tanto, non solo per vincere o per il brivido della vincita, ma anche per rinchiudersi in una bolla e non pensare. E questo è anche un altro aspetto da ragionare sul tema del gioco. Quindi, emergendo tutte queste situazioni, anche visive, perché vederli, i primi ad essere investiti erano sul territorio, erano gli amministratori locali, per cui si è cominciato innanzitutto a cercare di capire il fenomeno, a capire, partendo proprio dalla una sorta di autoformazione sul tema, e cominciare a sensibilizzare l'opinione pubblica, fare quel processo di informazione e formazione che è basilare e che rende tutte le disposizioni normative, eccetera, molto più efficaci se hai una base su cui poggiarle di conoscenza e di condivisione. Dopodiché hanno cominciato a ragionare su quelli che potevano essere gli strumenti, ovviamente in base ai poteri che le amministrazioni locali e le regioni hanno. Quindi in maniera molto difficoltosa sono cominciate a nascere le prime leggi regionali, che introducevano il tema, ad esempio, del distanziometro, ossia le distanze minime delle vie sensibili, cioè individuare dei luoghi magari frequentati da categorie particolarmente a rischio, che potevano essere i luoghi di culto, i centri ricreativi, i centri anziani, gli sportelli bancomat, quindi per non unire il discorso esci, prelevo, vado a giocare, compro oro, tutta una serie di luoghi che poi sono allargati per cercare di capire bene la definizione di luogo sensibile, e allontanarli dal discorso della tentazione del gioco. Accanto a questo c'è stata poi la possibilità per i comuni, quindi per i sindaci, di mettere ordinanze di tutela della salute, quindi ordinanze che limitassero gli orari di apertura delle sale da gioco. E tutto questo si è sviluppato nel corso di anni, attraverso un lungo contenzioso, anche perché poi sono fioccati ricorsi da parte degli esercenti, da parte dei titolari, hanno, come avevo diritto fare, e quindi la giurisprudenza da questo punto di vista, sempre in mancanza della famosa legge nazionale quadro, si è arrivato a una notevole evoluzione da questo punto di vista, finché addirittura ci sono stati gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la competenza di regioni e comuni a regolamentare autonomamente ogni misura riguardante le conseguenze sociali dell'offerta di giochi leciti, in particolare con il riferimento alle fasce di consumatori che potevano essere considerate fisicamente più deboli. Quindi da questo punto di vista, un passo alla volta, un ricorso dopo l'altro, si è consolidata una giurisprudenza per cui ora il distanziometro ha costruito sotto determinate basi a una sua volenza riconosciuta. Idem con le ordinanze, che hanno avuto un lungo processo di,
diciamo così, gestazione, perché prima non si capiva, non si poteva sapere qual era il limite, l'equilibrio tra tutela della salute da una parte e tutela degli interessi economici dall'altra, quindi tutela della possibilità di esprimersi del comparto economico. Quindi anche qui, sentenza della Corte Costituzionale, ma sentenze anche dei vari TAR, della giurisprudenza, ha fatto venire fuori una giustizia consolidata per cui il sindaco si limita fino a un massimo, o meglio, garantisce fino a un minimo di 8 ore di apertura all'interno delle 24 ore, è considerato un limite accettabile di equilibrio. Certo, i comuni poi si sono adoperati e si adoperano ogni volta che emettono un'ordinanza per giustificare l'ordinanza. E come giustifica l'ordinanza? Attraverso un'istruttoria, attraverso una mappatura del territorio con la mappatura dei punti vendita, la mappatura dei dati. Questo è un tema, fino a qualche anno fa i comuni avevano difficoltà ad avere i dati del giocato sul loro territorio. Oggi finalmente è un processo molto, molto più semplice, ma è fondamentale avere quel termometro per capire A, come sta andando il territorio, B, per vedere se faccio l'ordinanza, applico il distanziometro, seguendo la legge regionale, che cosa ottengo, che risultati sto ottenendo, diminuisce il gioco, sotto che fascia sociale sto riuscendo a far limitare il gioco. Insomma, da questo punto di vista, nel corso degli anni, le cose sono decisamente migliorate, e oggi abbiamo delle leggi regionali. Io credo che non sia un caso che il gioco fisico si sia sostanzialmente normalizzato, comunque non cresca più. C'è sicuramente, da questo punto di vista, unito all'informazione, alla formazione sul tema, un ritorno di questo lungo lavoro che è stato fatto. E questo adoperarsi da parte di regioni e di enti locali ha risvegliato anche da un certo punto di vista, perché poi è un po', noi utilizziamo la parola, diciamo così, lobby in maniera negativa, ma dal basso questa pressione, insomma, del far aprire gli occhi allo Stato di fronte a dei problemi che venivano fuori evidentemente dal gioco d'azzardo, sono stati estremamente utili, perché la sensibilità istituzionale da parte del governo centrale è via via migliorata. Nel 2012 abbiamo il decreto Balduzzi, nel 2015 un passaggio fondamentale, ossia le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette a disturbo da gioco d'azzardo sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza, stanziando anche delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. È stato un passaggio fondamentale da questo punto di vista. E il decreto Balduzzi aveva inserito per la prima volta il distanziometro, anche come legge nazionale, inserendo anche dei luoghi sensibili come scuole, strutture sanitarie, ospedaliere, luoghi di culto, eccetera. Purtroppo il decreto ministeriale poi non è stato mai pubblicato, per questo, insomma, poi le regioni si sono ritrovate anche a dover affrontare i vari ricorsi senza il cappello della legge quadro nazionale. È stato istituito un osservatorio incardinato presso il Ministero della Salute, specifico sul gioco d'azzardo. Tra il 2017 e il 2018 è stata applicata una riduzione del 35% delle slot machine. Oggi il numero di 260.000 slot machine sul territorio nazionale ci fa giustamente impressione, ma pensiamo che 2 anni e mezzo fa erano 410.000. Quindi questa, diciamo così, attenzione locale si è spostata piano piano sull'interesse, è stata spostata anche verso il governo centrale. Il governo centrale si è adoperato da questo punto di vista. Pensiamo anche recentemente, qualcosa che qualche anno fa sembrava utopia, l'inserimento del divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo su tutti i mezzi di comunicazione, qualcosa che le associazioni che puntano a contrastare il gioco patologico chiedevano da tanti anni. E
C'è stato anche, c'è stato anche l'inserimento di, c'è stata anche una collaborazione più stretta tra enti locali e governo centrale anche nella rispetto all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, perché ad esempio gli enti locali chiedevano la possibilità di avere questi dati e di averli sul giocato, di averli a disposizione abbastanza in fretta, ecco, e volevano anche la possibilità di monitorare quelle che potevano essere le ordinanze. La scorsa legge di stabilità ha introdotto un applicativo che è disponibile per tutti i comuni, che si chiama Smart, che consente, attraverso un applicativo gestito dalla piattaforma della SOGEI, quindi l'Agenzia Doganale dei Monopoli, i comuni possono monitorare le loro ordinanze, o meglio, possono monitorare l'accensione, lo spegnimento o meno delle slot, scusate, delle VLT secondo le loro ordinanze. Quindi se il comune emana l'ordinanza di chiusura, ad esempio nella fascia 8-13, okay, attraverso questa applicazione il comune può verificare effettivamente sul suo territorio, ovviamente, perché può vedere solo sul suo territorio, se quelle VLT sono chiuse, oppure sono spente oppure no, che anche dal punto di vista dei controlli, anche dal punto di vista, insomma, penso dell'utilizzo delle forze della polizia locale, è un grosso aiuto. Ci sono stati tutti questi pezzi importanti, mancano pezzi ancora più importanti, uno in modo particolare è quello sicuramente sulla legge di riordino nazionale. Questo incontro tra Stato e Regioni su un tavolo per confrontarsi sul gioco d'azzardo si è anche espresso in quella che 3 anni fa è stata un'intesa tra Stato e Regioni su una legge di riordino nazionale del mercato dell'azzardo. Una legge che, questo accordo che è del settembre 2017, aveva decisamente spunti positivi, altri magari punti un po' più critici, però come possiamo vedere appunto nell'immagine, prevedeva la riduzione di un terzo delle slot machine, che poi era una ripresa di un qualcosa che era già inserito nella legge di stabilità del 2016, e questo è stato ottenuto. Prevedeva una riduzione complessiva dei punti vendita del gioco, che è fondamentalmente uno dei cardini su cui si insiste dal punto di vista locale, non il proibizionismo, assolutissimamente no, ma una riduzione dell'offerta di gioco. Questo si è sempre andato verso questo obiettivo. Sempre nell'accordo c'era la volontà di introdurre le nuove AVPR. AVP è l'acronimo che identifica le slot machine. Queste sarebbero slot di nuova generazione che funzionerebbero come le VLT, quindi avrebbero un controllo da remoto e permetterebbe l'utilizzo di queste AVPR solo con la tessera sanitaria. Capiamo bene che è un qualcosa di importante anche dal punto di vista dello stop o comunque della limitazione del gioco minorile. Prevedeva un'intensificazione dei controlli della vigilanza, che da questo punto di vista è fondamentale se pensiamo a quanti punti vendita del gioco ci esistono in Italia, e prevedeva lo stanziamento dei fondi per il contrasto all'azzardopatia. Questo accordo, questi sono i lati positivi. Nell'altra slide possiamo vedere quelli che erano un po' i lati critici. Ossia, come dicevo prima, ormai la giurisprudenza dice che le ordinanze di limitazione degli orari che garantiscono 8 ore di giocato sono un giusto equilibrio tra, ripeto, tutela della salute e tutela del comparto economico. Purtroppo questo accordo ribaltava un pochettino questo dato. Perché? Perché prevedeva un'apertura delle sale del gioco di almeno 18 ore. Quindi poi ribaltando completamente il discorso della limitazione all'accesso al gioco. Poi perché si fanno queste ordinanze di limitazione degli orari? Anche per evitare che siano aperte le sale da gioco, le sale slot, eccetera, eccetera, soprattutto negli orari di ingresso o di uscita da scuola, quindi proprio per andare a impattare sul problema del gioco minorile o comunque del gioco tra i giovani.
Ancora, questo accordo non prevedeva, pur prevedendo la riduzione delle slot che è stata portata a compimento, non prevedeva alcuna riduzione delle videolottery, che abbiamo visto essere molto avere un grado di attrito superiore alle slot machine. Non faceva riferimento al ricevimento di alcune proposte molto importanti del Ministero della Salute e della Commissione parlamentare antimafia nel contrasto alle azzardomafie. Non vi è riferimento sul gioco online, è vero che è un tema da portare anche in Europa, però era un tema già all'epoca, a maggior ragione adesso, di una visione assolutamente centrale, e non prevedeva il divieto di pubblicità che poi è stato portato avanti dal governo 2 anni fa. Questo accordo, tanto i suoi aspetti migliori, tanto i suoi aspetti critici, sui quali magari bisognava limare dei passaggi, è rimasto sostanzialmente lettera morta, perché non è stato recepito da alcun decreto. A maggior ragione, un'operazione estremamente complessa come quella della rimodulazione dei punti vendita in Italia aveva bisogno di un passaggio con un decreto ministeriale e soprattutto con un lavoro importante dei tecnici che non è stato portato avanti. E di tanto in tanto si sente ripetere la necessità di riprendere questa intesa e da lei di ripartire per fare questa legge di riordino. Ogni anno i vari governi nel DEF pongono tra i loro obiettivi la volontà di fare la legge di riordino nazionale, puntualmente, per un motivo o per un altro, viene fatta slittare. C'è una base assolutamente perfettibile, ma c'è una base su cui discutere e su cui ragionare per migliorare la situazione. Di sicuro, rispetto, se ci guardiamo indietro a 10 anni fa, i passi sono stati avanti, sono stati fatti e sono stati importanti. Magari uno vuole sempre di più, voleva trovarsi ancora più avanti, ecco, però questi 10 anni sono stati fondamentali dal punto di vista della presa di coscienza del problema, che è partita dal locale e è arrivata al nazionale. Grazie, grazie Claudio, speriamo che questo accordo, questa legge arrivi presto, anche perché penso che molti comuni che abbiano adottato delle ordinanze, come ricordavi tu, siano dovute scontrare con delle grandi difficoltà nell'accettazione delle ordinanze stesse e della validità delle ordinanze. Noi come Comune di Bologna nel 2018 abbiamo previsto l'ordinanza di limitazione dell'accensione delle cosiddette macchinette negli esercizi commerciali, e per noi è stato un grande obiettivo quello lì, conformandoci a quanto già era stato fatto da molti comuni della città metropolitana di Bologna, che negli anni uniformemente avevano scelto appunto una fasciazione oraria perché il nostro problema come città era che c'era una migrazione dei giocatori che si spostavano da un comune all'altro, perché la normativa non, appunto, aveva ordinato in maniera come dire uniforme le stesse regole per tutti. Quindi ci siamo trovati a dover far fronte a questo problema, a questa esigenza anche manifestata da altri comuni, dove appunto le persone di altri comuni venivano a giocare a Bologna perché gli orari erano un po' più elastici. Anche rispetto al tema del distanziamento dei luoghi sensibili, ci siamo attrezzati come tantissimi comuni con questa mappatura, e sostanzialmente abbiamo rilevato una cosa molto importante, ovvero che all'interno del centro storico è praticamente impossibile aprire delle sale scommesse. Certo è, un'altra cosa molto importante è stata anche quella del chiarimento del confine tra vari comuni, dove appunto se io ho una sala slot a Bologna, ma immediatamente dopo c'è il confine con un'altra città e c'è una scuola, lì valgono le regole che valgono all'interno dello stesso comune. Quindi anche questo è stato un chiarimento molto utile e anche molto importante per dare seguito effettivo a questa normativa sulle distanze. Rispetto all'ordinanza di cui parlavo prima, io ricordo che è entrata in vigore il 4 agosto del 2018 e a una settimana dalla sua approvazione, dalla sua entrata in vigore,
La nostra polizia locale, che ringrazio tantissimo perché in questi anni ha effettuato tantissimi controlli che hanno permesso anche il rispetto delle regole. Mi ricordo che nella settimana successiva, era agosto, ci fu il boom delle multe a chi appunto non rispettava la nuova ordinanza. Nel tempo poi ovviamente queste si sono fortunatamente ridotte perché si è arrivata una progressiva accettazione della nuova regola che ha permesso anche a noi di come dire, approcciarci al territorio in maniera molto più serena e anche molto più propositiva rispetto a un tema che noi stavamo cercando di portare avanti e di fronte a un problema che effettivamente anche con questi provvedimenti amministrativi cerchiamo di combattere. Mi ero segnata un po' di cose che erano sostanzialmente queste. Per chiudere, insomma, questa giornata che è stata intensa di spunti, di riflessioni e che poi andranno ovviamente sviluppati nel corso degli altri appuntamenti, con riferimento appunto, come dicevo prima, al gioco online. Come avviso pubblico avete realizzato un'importantissima ricerca ad aprile del 2019 in piena pandemia appunto sul gioco d'azzardo online, ma non solo. E mi hanno colpito molto i dati di cui parlavamo anche ieri, ovvero del periodo. Dati riferiti al periodo dal 2005 al 2019, in cui c'è un incremento del 4% della raccolta su rete fisica e un più 115% della raccolta sul giocato online. E in una di queste immagini che avete inserito all'interno di questo documento c'è una frase che mi ha colpito molto e che dovrebbe farci riflettere: l'online non è solo il futuro del gioco d'azzardo, è già il suo presente. E questo è emblematico perché forse non ce ne siamo accorti, forse eravamo distratti, ma per tutto quello che ci hai raccontato tu oggi, non è stato così, ma semplicemente è stato un settore che si è espanso in maniera molto, come dire, dinamica e anche veloce. Rispetto a questo, quindi rispetto al rapporto tra gioco online e coronavirus. Io volevo semplicemente dare alcuni dati che riguardano il nostro territorio. L'osservatorio epidemiologico dell'ASL, metropolitano dell'ASL di Bologna, segnala che il numero di soggetti che si rivolgono ai servizi per problemi legati al gioco d'azzardo è esponenzialmente cresciuto dal 2009 al 2019. Quindi in 10 anni c'è stato nel 2009 un accesso di 32 casi fino ad arrivare al 2019 con 233 casi con una breve flessione nel 2018. Che cosa è successo poi nei primi 6 mesi del 2020 che hanno appunto, sono stati segnati dal lockdown? Questo trend ha registrato un'inversione di tendenze e quindi una contrazione del numero dei frequentatori degli spazi, definendo anche ovviamente una conseguente riduzione delle richieste ai servizi. Quindi hanno rilevato che c'è stato un calo del 18% dei pazienti nei primi 6 mesi del 2020 rispetto all'anno precedente. La cosa interessante, e per questo ringrazio anche gli operatori del SERD che in questi mesi non si sono fermati, il trattamento clinico durante il lockdown è stato effettuato con telefonate e videochiamate che hanno permesso di mantenere attiva la relazione con il paziente. E su questo, voglio dire, io l'ho trovato una cosa assolutamente positiva, necessaria, in un'ottica di anche previsione, un pensiero che una persona potrebbe fare dovendo stare chiusi a casa, si va a giocare sull'unico dispositivo che si ha a disposizione, che è quello che è appunto il cellulare o il computer. Quindi, tornando alla domanda che ti volevo fare per chiudere, ti volevo chiedere se possiamo fare ad oggi, nonostante gli sforzi che i servizi sanitari, le amministrazioni mettono in campo per monitorare il fenomeno, soprattutto appunto, dicevo, per quanto riguarda il gioco online, per quanto si possa controllare, è molto difficile da controllare, possiamo fare oggi una previsione sul futuro di questo comparto e possiamo prevedere se dopo questo periodo di lockdown o di semi-lockdown o comunque di pandemia ci sarà inevitabilmente un'impennata di giocatori patologici che hanno giocato online e cosa è necessario fare per tutelare la popolazione giovanile, giovane, dei giovani rispetto a questo comparto. Allora,
Il Covid, da questo punto di vista, l'impatto che ha avuto sul settore lo ha messo in crisi, ovviamente ha messo in crisi tutti i settori economici. Ha messo in crisi il settore del gioco d'azzardo fisico perché il lockdown imposto alle sale giochi è stato anche un po' più lungo da questo punto di vista perché si temeva un grosso afflusso, insomma, anche a maggior ragione alla riapertura e quindi magari la difficoltà, sempre col fatto che sono tantissimi punti vendita, di controllare effettivamente che non ci fossero assembramenti dentro le sale da gioco. Quali sono gli effetti? Gli effetti, allora, il gioco online da questo punto di vista, la linea stava già salendo, quindi è altamente probabile. Non abbiamo dati italiani da questo punto di vista, abbiamo dati mondiali, insomma, esteri, e ci dice che dal punto di vista, insomma, del resto del mondo che ha vissuto le stesse nostre privazioni dal punto di vista degli spostamenti, c'è stata una crescita meno netta di quanto ci si aspettasse, però c'è stata una crescita a livello mondiale, quindi è probabile che questa crescita si sia anche rivolta al mercato italiano. Non sappiamo, ma non arrivano da questo punto di vista dei segnali particolarmente preoccupanti su quello che si temeva tantissimo all'inizio, ossia la migrazione un po' di massa, soprattutto dei giocatori compulsivi, comunque che hanno delle difficoltà a gestire il tempo e il denaro da dedicare al gioco. Non c'è stata questa migrazione di massa sul settore online. È altamente probabile che però una quota si sia riversata su quello, anche perché comunque la fruizione è diversa, ci può essere anche da questo punto di vista un po' di digital divide da chi insomma non ha magari dimestichezza particolare con il web, eccetera. Noi abbiamo fatto il vademecum all'inizio della pandemia. Perché immaginando, temendo questa possibile migrazione di massa sull'online, ci siamo fatti un po' delle domande, domande che possono sembrare banali, ma non lo sono affatto. Ci siamo messi proprio non tanto nella posizione del giocatore, diciamo così, abituale, ma anche di chi, stando a casa e non avevano tanto tempo libero o comunque tanti spazi da riempire, magari poteva avere l'idea di voler giocare online. E ci siamo posti nella loro posizione chiedendoci, ma sempre per il discorso di informazione e consapevolezza, ma le persone che cosa fanno? Vanno su Google, cercano gioco online, cercano poker, cercano quello che cercano. E se vengono reindirizzate in un sito X, conoscono, sanno riconoscere se quello è un sito di gioco legale o un sito clandestino? Non è semplicemente il discorso infiltrazioni mafiose, eccetera, ma anche per la loro sicurezza, perché un sito di gioco legale comporta che ti devi registrare, comporta che devi dimostrare di avere 18 anni, comporta che i tuoi dati eventuali di carte di credito, eccetera, siano tutelati. I dati personali anche su un sito clandestino, no? Nel farci questa domanda ci siamo risposti, ma molto probabilmente no. E anche chiedendo un attimino, le persone non conoscevano questi elementi base. L'idea era ovviamente non fare promozione o altro, ma sempre nell'intento di non criminalizzare, ma nel cercare di riempire quel gap di conoscenza e di informazione. Provare a dare delle informazioni fondamentalmente utili. Se pensiamo che il gioco online è un qualcosa, come diciamo nel vademecum, che è già il presente del gioco, inevitabilmente pensiamo ai ragazzi, pensiamo ai giovani che hanno il loro mondo in tasca con il telefono. Andare a parlare con gli studenti, affrontare questo tema con gli studenti anche a partire dalle loro esperienze, perché molti di loro potrebbero aver avuto già esperienze nonostante siano minorenni con il gioco d'azzardo. È difficile, ma è fondamentale anche perché, e questo è un tema che
affronteremo magari anche in una di queste delle prossime giornate della prossima settimana, non c'è solamente il gioco d'azzardo, c'è anche il gioco in generale, e ci sono molti giochi che nella pratica del spingerti all'acquisto della scatola con magari giochi di ruolo, della scatola con l'armatura anziché il giocatore, se giochi a un gioco di sport, eccetera, che ti fanno acquistare questo plus, eccetera. Secondo alcuni questo potrebbe essere un qualcosa che dà un po' in là alla formazione sul gioco d'azzardo. È un tema complesso, il tema delle lot box, di cui parleremo lunedì, un tema estremamente complesso il gioco online, ma parlare con i ragazzi significa conoscere le loro esperienze, significa anche eventualmente conoscere i loro gusti anche del gioco e sapere quanto ne sanno, scusate il gioco di parole, riuscire a capire se effettivamente sono consci dei rischi e pericoli oppure fanno parte di quel 50% di cui citava prima, della ricerca, che è convinta che, vabbè, io conosco il calcio, quindi becco tutte le scommesse e divento ricco. Ecco, questo è fondamentale anche sia attraverso le scuole, sia anche coinvolgendo, ci sono da questo punto di vista comuni che lo stanno facendo, coinvolgendo i genitori. Il tema del gioco, credo, ma crediamo come associazione di avviso pubblico, che sia proprio un qualcosa che deve un attimino essere, vedere coinvolti tutti gli attori. Cioè non solo, ok, lo Stato deve prendere determinate scelte, non solo le regioni, gli enti locali devono emanare, devono fare sensibilizzazione, eccetera. È assolutamente il coinvolgimento nelle scelte degli esercenti, perché fanno parte del comparto e bisogna anche ascoltare e capire un attimino quali sono le loro sia necessità e sia magari spingerli, non spingerli, ho sbagliato il termine, ma colloquiare per portare poi a fare magari delle scelte importanti di dismettere le slot o meno, ma è proprio il coinvolgimento a 360 gradi di tutti gli attori coinvolti, sempre senza dover imporre scelte etiche o anziché altre, ma il confronto e la condivisione da questo punto di vista consente poi anche di evitare quello scontro tra bianchi e neri, che è un po' quello che ha fatto male al tema del gioco d'azzardo in questi anni, dove c'era chi sosteneva che le persone che volevano contrastare il gioco d'azzardo patologico fosse a prescindere proibizioniste. No, tra la liberalizzazione, che abbiamo visto un po' selvaggia di questi anni, il proibizionismo, in mezzo ci passa un mare dove si può ragionare e fare e ottenere dei risultati che riescano a tutelare la salute, ma riescano anche a non distruggere un comparto economico. E da questo punto di vista pensiamo e ribadiamo, come in generale come avviso pubblico l'abbiamo scritto in Lost for Life, ma ogni volta lo ribadiamo, che ci siano degli step da fare da questo punto di vista, non solo di leggi, ci sono tante proposte, proposte da recepire che sono rimaste un po' lì lettera morta delle commissioni, penso all'osservatorio sul gioco d'azzardo che ha fatto delle proposte, penso alla commissione antimafia, eccetera, ma è assolutamente importante spingere da questo punto di vista, come lobby positiva dal basso, il governo in generale, lo Stato, a cambiare mentalità sul tema del gettito erariale, perché è centrale ovviamente quello, no? I famosi 11 miliardi. Io credo, penso che questo momento storico del Covid, di crisi, in questo caso la crisi può essere un po' un'opportunità. Sicuramente a fine anno, lo dicono i vari indicatori, i vari rapporti che fa il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul gettito, quest'anno il gettito che arriverà dal gioco d'azzardo sarà dimezzato. Ecco, questo può essere un momento per ripensare su una crisi, ricostruire meglio, tanto
il settore legale, ripeto, che va tutelato e difeso, ma tanto su un tema in cui siamo stati per troppi anni in ritardo e siamo ancora un po' in ritardo sull'emersione della dipendenza da gioco d'azzardo, perché è un tema A, centrale, prima della salute delle persone, B, nazionale, non ci sono territori che possono dirsi liberi da questo, e che, ribadisco, non riguarda settori specifici o persone con una, caratteristiche specifiche, ma può colpire veramente chiunque. Non lo dico io, lo dice chi lavora sul campo da decenni su questa materia. Grazie, grazie Claudio. Sì, condivido assolutamente la tua riflessione sui rapporti sui ruoli e le responsabilità di ciascuno di noi, e soprattutto su questi ruoli e responsabilità basati anche sulla nostra capacità come amministratori di costruire dei legami utili, dei legami sinergici, dei legami effettivi con cittadini, esercenti, giovani e famiglie. Ed è per questo che dicevo prima, appunto, abbiamo cercato in questi anni di portare avanti una progettualità che andasse a 360 gradi sulla popolazione. Prima abbiamo parlato degli interventi, e poi ce ne parleranno molto meglio alcuni esponenti delle cooperative che interverranno nell'ultima giornata di questo ciclo di formazione. Abbiamo fatto quindi un percorso con i giovani e le famiglie, con gli esercenti, dando loro uno spazio di promozione della loro scelta, perché non dobbiamo censurarci di fronte a questo tipo di attività, nel senso gli esercenti li abbiamo messi a disposizione uno strumento, che è quello del video, per promuovere la loro scelta, non la loro attività ovviamente, ma la loro scelta consapevole, e noi abbiamo definito etica, di non dismettere, di non installare o dismettere anticipatamente le macchinette. E questo ha portato un avvicinamento, perlomeno per gli eventi che abbiamo fatto sul territorio insieme ai presidenti di quartiere e ai cittadini, ai consiglieri di quartiere che hanno accolto questa iniziativa, ci siamo resi conto di una grande opportunità che potevamo avere nel veicolare quei messaggi, ma soprattutto nel veicolare le informazioni e quella anche, diciamo così, in piccola parte formazione necessaria, utile anche per chi ha bisogno di chiedere aiuto. Per chi magari fino a ieri viveva nell'ombra, per vergogna, per reticenza, che faticava a rivolgersi ai servizi. Abbiamo iniziato con dei semplici incontri all'interno delle case di quartiere, e man mano che andavamo avanti ci rendevamo conto che appunto tante categorie erano coinvolte in questa battaglia e che tutte andavano ascoltate, andavano coinvolte per poter raggiungere quell'obiettivo comune, che appunto non la demonizzazione di un comparto, ma il contrasto a un fenomeno che è diventato una malattia. E questo lo possiamo fare tutti insieme, appunto con i propri ruoli e con grande senso di responsabilità. Io mi fermo qui, ringrazio ancora tantissimo Claudio che ci farà compagnia comunque nei prossimi incontri. Il prossimo incontro è lunedì e ci sarà appunto un approfondimento sul fenomeno, la sua evoluzione, gli effetti sul territorio e l'evoluzione della normativa nazionale. Ne parleremo con Enrico Malferrari, responsabile dell'area gioco d'azzardo del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, e la puntata verrà poi caricata sul sito dell'Osservatorio per la Legalità del Comune di Bologna, per chi volesse rivederla, utilizzarla insomma in qualsiasi modo, come appunto dicevamo prima, come veicolo di formazione e informazione. E molti approfondimenti utili su questo tema, ma anche su altri, li trovate sia sul nostro sito appunto che su quello di Avviso Pubblico, che vi consiglio di andare a visitare, perché è veramente utile soprattutto per noi amministratori per poter praticare anche delle scelte come quelle che abbiamo espresso e illustrato oggi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, buonasera.